Eh sì, prima o poi doveva succedere, ma siamo in un video in bici. Ma non è un video in cui parlo di cosa mi piace della bici, ma bensì siamo nel video dove parliamo di tutti i film, cioè i quattro film di Wishmaster, dal peggiore al migliore. Vi lo dico già, questo dal peggiore al migliore è un po' particolare, poi man mano andate avanti, è particolare anche perché lo sto facendo in bici. Ma particolare perché se lo vedete tutto capite che i film sono messi in un ordine abbastanza normale, ecco. Poi vedetevi tutto il video per capire perché lo sto facendo il video in bici, innanzitutto perché mi scocciavo di fare sempre in casa e poi perché boh, mi sono trovato sulla bici e ho detto ah, perché non facciamo il video? Volevo fare un video in cui un po' riprendevo cosa facevo in bici, ma in realtà non volevo fare una cosa così. Penso che però la farò tra qualche giorno, non lo so. Fatemi sapere se volete un video in bici, oltre a questo. E in verticale sì, perché la bici non, cioè il coso che mantiene il telefono sulla bici non si allarga tantissimo per tenerlo in orizzontale. E quindi dovete subire il video in verticale. E inoltre, prima di iniziare voglio dire che sto fuori al parco dove sta una specie di stradina fatta per la bici e sta anche, cioè, sto fuori al parco che sta vicino a casa mia, dove sto in vacanza, quindi faccio il giro un po' del palazzo e se la gente che abita qua mi prenderà per pazzo perché sembra che parlo da solo, beh, fa niente. E quindi ragazzi, iniziamo parlando di quattro film di Wishmaster. Partiamo con la quarta posizione da Wishmaster 4, La profezia maledetta. Allora, partiamo dal dire che questo film è brutto. Il film è molto brutto perché, scusate se non guardo a voi, ma sto guardando la strada, che se no vado a sbattere contro qualcosa. Comunque, il Jin in questo film è fatto bene, cioè di estetica è pure carino. E l'attore che lo interpreta è molto bravo, ma il Jin, il problema che ha in questi due, ultimi due film, il terzo e il quarto, non ha una caratterizzazione buona, perché in questo film sembra più un cattivo dei Power Ranger, sia per estetica sia per come parla. Vedere la scena che sta su YouTube in cui combatte contro un tizio a caso. Tra l'altro quella è l'unica scena buona del film, per il resto sono tutte brutte. Attori bravi come cani, non sanno recitare, scene fatte male, il Jin appunto non ha una caratterizzazione degna che merita e non ha filologico questo film, è molto brutto, non mi è mai piaciuto, solo la scena del combattimento fuori al bar è molto carina, in cui si vede che il Jin, tolti i poteri, è forte quasi quanto Jason, forza fisica, che piglia il tizio e lo solleva e poi piega anche il tubo e lo infilza lì. Però per il resto è un film molto brutto, effetti speciali fatti male, e il più grande difetto del film è appunto il Jin che non ha una caratterizzazione. Passiamo al terzo posto dove troviamo Wishmaster 3, la pietra maledetta. Tutto maledetto, ok. Allora, partiamo dal fatto che questo film è considerato il peggiore di tutti. È troppo simile al quarto in effetti ed è bruttissimo per carità. Però rispetto al quarto ha qualcosina in più. Innanzitutto il Jin qua ha un'estetica diciamo migliore, peccato che si vede pochissime volte, perché la maggior parte delle volte che si vede il Jin ha il corpo di un'altra persona, un po' come faceva nei primi due film. Inoltre gli effetti speciali sono fatti malissimo, le uccisioni stesse sono fatte male, certo sempre violente, ma qui il Jin non uccide per inganno, cioè uccide sì con i desideri, ma non sono ingannevoli questi desideri che fa. Capito? Poi se vedete il film capirete meglio. In più il Jin, scusate se mi fermo un po', ma qua c'è una macchina e non voglio sbatterci addosso. Qui un altro difetto è che il Jin, a parte che non ha una caratterizzazione buona, pur essendo molto bravo l'attore che l'ha interpretato, perché una caratterizzazione che deve avere il Jin non è quella che ha avuto in questi due film da cattivo di Power Ranger.
ma è la caratterizzazione di un essere demoniaco che ti inganna con i suoi desideri, cosa che in questi due film, perdonatemi, ma non è proprio. Inoltre, un altro difetto del film è, secondo me, una regia fatta un po' male. Il film qualitativamente della fotografia fa cagare. Un'altra scena che c'è, una scena, le due scene che ho apprezzato moltissimo, però sono la sconfitta del Jin, sconfitta anche lui non può morire, e un'altra scena abbastanza bella, che però poteva essere fatta abbastanza meglio, è quando il Jin prende possesso del corpo di quel tizio, staccandogli la faccia. È fatto molto bene, però poteva essere fatto un pelino meglio. Adesso passiamo alla seconda posizione, dove troviamo Wishmaster 2. Allora ragazzi, Wishmaster 2 per me qualitativamente fa cagare, cioè la versione che ho visto io a qualità fotografica è un po' una ciofeca. Per il resto è un film abbastanza mediocre. E sì ragazzi, mi dispiace, ma questo penso sia l'unico dal peggiore al migliore in cui la maggior parte dei film mi hanno fatto abbastanza schifo, perché ve l'ho messo, Wishmaster, la saga, ve l'ho messo nel video delle 10 peggiori saghe, e vi ho fatto, e lì vi ho detto che facevo dal peggiore al migliore per far vedere il calo delle, cioè far vedere questa saga dalle stelle alle stalle, cioè che più si va avanti più diventa un prodotto brutto e mediocre. Il secondo film è mediocre, ma qua il Jin almeno ha una caratterizzazione ottima, perché l'attore che lo interpreta è Andrew Dimoff, colui che ha interpretato il Jin nel primo e nel secondo film, e che dà una caratterizzazione magistrale. Ragazzi, l'interpretazione di Dimoff nel ruolo del Jin è eccezionale, è bravissimo, sembra essere nato sia per interpretare il Jin sia il suo alter ego Nathaniel Demarest. E quindi diciamo che qui il Jin ha una caratterizzazione buona, le scene violette sono fatte molto bene, insomma è un film molto bello sotto questo punto di vista della violenza e della caratterizzazione del Jin, ma per il resto è mediocre, un brutto film qualitativamente scarso e veramente brutto. Adesso passiamo alla prima posizione, dove troviamo l'unico che mi è veramente piaciuto, ovvero Wishmaster, il primo. Ragazzi, che devo dirvi? Io me ne ho parlato in un sacco di video, nel video dei migliori horror fantasy, nel video dei migliori horror con demoni. Insomma, è un film abbastanza carino, comunque, Cioè, non è, cioè, perfetto, non ci riesco a trovare i difetti. Le scene violente sono fatte bene, anche perché gli effetti speciali troviamo Tom Savini. Ha un cast eccezionale, Ted Raimi, Ken Hodder, Robert Englund e anche Tony Todd, e anche lo stesso Dimoff è molto bravo. Ragazzi, dite quello che volete, ma Dimoff nel ruolo del Jin è eccezionale, è bravissimo. Qui il Jin ha una caratterizzazione magistrale, uno dei personaggi horror più particolari di sempre, a parte quello. Ovviamente insieme a Scream e all'Armata delle Tenebre, e secondo me uno dei migliori horror della storia, veramente eccezionale e perfetto, nessun difetto, proprio perché le cose più belle di questo film sono appunto il Jin, la sua caratterizzazione, il cast stellare che ha e anche le scene molto violente. Quindi ragazzi, noi ci vediamo direttamente ad un prossimo video. Bella ragazzi.